Ancora una volta questa giornata inizia in pole position. Buongiorno a tutti voi, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Quest'oggi parliamo di un tema importante, quello del cibo, del buon cibo, dell'alimentazione, con una realtà di eccellenza di Brescia. Il brand è piuttosto noto, Pasquariello, il gusto italiano. Ringrazio allora Carmine Pasquariello per essere Buonasera. In nostra compagnia. Buongiorno. Grazie davvero. Pasquariello, vediamo un po' come nasce questa azienda. Dunque, 20 anni fa ho incominciato a selezionare prodotti di eccellenza italiano. Sono partito con la mozzarella di bufala, visto che io sono originario del Salernitano, e ho incominciato a servire l'alta ristorazione locale, e poi piano piano invece è nata questa mia passione per il cibo d'eccellenza italiano. Quindi io in pratica sono alla ricerca costantemente di realtà medio-piccole che... Da ogni parte d'Italia? Sì, in principio era partito come prodotti del meridione, poi questa mia passione si è allargata a tutto è il cresciuta. Territorio e quindi ho abbinato il mio nome al gusto italiano, quindi alla certo. tradizione italiana. Certo. La mia ricerca capillare è sul prodotto di eccellenza, cercando di andare a scovare aziende che condividono con me questa mia passione, quindi la ricerca di un prodotto particolare, di memoria, diciamo, tradizionale, quindi particolare. Ecco, spieghiamo bene ai telespettatori che magari non la conoscessero. Con questi prodotti alimentari, lei cosa fa? Li vende, li cucina? Allora, io in pratica, stravolge? In realtà nel settore alimentare io l'ho suddiviso in varie situazioni. Ho un punto vendita in città ben conosciuto ormai, dove uno può trovare il prodotto che io vado a cercare lungo il territorio italiano. Poi ho due, in collaborazione con dei soci, ho due ristoranti, collaboro con degli chef più o meno noti nella trasformazione di questi prodotti e creare dei piatti particolari. E in più servo la ristorazione medio-alta cittadina e della provincia bresciana. Ecco, questa firma, Carmine Pasquariello, è diventato un brand. Sì. Come mai? 2 anni fa nasceva la voglia di dare anche, tramite la mia firma, una certa eleganza e di far capire a chi prendesse in mano un articolo col brand Pasquariello capisse tramite la firma quello che appunto le sto raccontando stamattina, cioè la ricerca di un prodotto di eccellenza del nostro territorio, visto che noi siamo famosi per il prodotto alimentare e io sono sempre alla ricerca spasmodica di questo prodotto e quando lo trovo ci metto la firma. Certo, ecco. Ci mette la faccia, si può dire, proprio bravo, tutti sì. gli effetti. Il nome. Un'ultima cosa, 10-20 secondi, un binomio molto importante per lei, Pasquariello, cibo e sport. Sì, ormai sono conosciuto anche per lo sport, in quanto sono un appassionato delle attività sportive bresciane e seguo con entusiasmo le principali realtà bresciane, quindi mi conosco in tanti perché seguo il calcio, il basket, la pallavolo sul territorio bresciano. Quindi oltre che essere sponsor sono loro amico e sono sempre presente sui campi sportivi. Questo era Carmine Pasquariello, che ringrazio. Grazie. Pasquariello, il gusto italiano, quindi ha associato il suo nome veramente. Metto il nome oltre che la fa. Al Made in Italy. Domani mattina alle 7 e alle 7 e mezza sul 136, come con Pasquariello, torneremo su un'altra realtà di eccellenza di questo territorio, sempre puntuali, sempre in pole position.